Ora che la prima stagione di The Last of Us è terminata, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno annunciato la realizzazione della seconda parte, così come c'è la seconda parte del videogioco. Un annuncio che in molti si aspettavano in quanto il grande successo che ha avuto la prima stagione targata HBO ha portato moltissimi ad avvicinarsi sia alla saga videoludica sia a recuperare una serie che in molti non credevano avesse tutto questo successo. Ma cosa sappiamo della seconda stagione di The Last of Us e quando uscirà? Sappiamo innanzitutto che ci sarà un grandissimo salto temporale per fare in modo ad Ellie di crescere e di affrontare quello che avverrà successivamente. Ritroveremo quindi una Jackson ancora più sviluppata, la città dove vive Tommy, il fratello di Joel, e Ellie e Joel, appunto, vivranno lì per qualche anno. Abbiamo anche intravisto in degli episodi passati per qualche secondo Dina, un personaggio che sarà molto importante nella seconda stagione. Craig Mazin e Neil Druckmann hanno voluto sottolineare che la seconda stagione non adatterà completamente tutto il secondo videogioco, anche perché sarebbe un lavoro enorme, soprattutto per i contenuti che la parte 2 di The Last of Us ha in sé. Quindi molto probabilmente ci saranno altre due stagioni, dividendo la parte 2 in due parti separate e distinte, arrivando a tre stagioni per concludere una serie che in molti già valutano come un capolavoro. Non abbiamo un'uscita certa per la seconda stagione di The Last of Us e neanche una data per l'inizio delle riprese della serie, in quanto bisognerà aspettare che determinate condizioni si presentino, una tra queste è la crescita di Bella Ramsey che interpreta Ellie, per fare in modo di far vedere una Ellie cresciuta, appunto, come abbiamo detto prima, per affrontare quello che avverrà successivamente. Ancora Mazin e Druckmann hanno voluto sottolineare che andranno a correggere quegli errori che in molti di fan hanno sottolineato nella prima stagione. Uno fra tutti, l'eccessiva corsa contro il tempo nelle ultime due puntate per riuscire a raccontare tutto quello che c'era da raccontare con poco minutaggio, senza contare la grande assenza di infetti sottolineata da molti utenti che non hanno gradito la poca assenza, appunto, persone contagiate dal Cordyceps, quindi vedremo sicuramente più infetti, anche se il messaggio principale di The Last of Us è tutt'altro. Visto la grande attesa per una prossima stagione, Neil Druckmann ha voluto stuzzicare i fan con un annuncio che in molti aspettavano, soprattutto i fan del videogame, ma che molti altri non hanno capito, in quanto è andato a presentare uno dei personaggi cardine della prossima stagione di The Last of Us e delle successive, ovvero Abby, che sarà sicuramente uno dei villain più memorabili della serie. Ha pubblicato Druckmann sul suo profilo Twitter questa foto con un braccio muscoloso che impugna un martello. Un personaggio che nel videogame appunto ha fatto scalpore in quanto donna troppo muscolosa. E molti videogiocatori hanno voluto alzare questa polemica perché una donna non può essere così muscolosa. Una polemica inutile in quanto il personaggio anche nel videogame è scritto da Dio e molto probabilmente confluito in Druckmann che ci farà ricordare sicuramente Abby. The Last of Us promette come sempre grande spettacolo, grande scalpore e grandi emozioni, quelle che ci aspetteranno nella seconda stagione, anche se non abbiamo una data di inizio delle riprese o dell'uscita della prossima serie, probabilmente già l'attesa e la voglia di scoprire nuovi personaggi e di vedere come vengono rappresentati sullo schermo è molto molto allettante. Quindi io vi ringrazio per averci seguito fin qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e trovate tutte le indicazioni qui sotto in descrizione per seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook. Noi vi terremo aggiornati sui eventuali sviluppi e sulle prossime novità. Grazie a tutti da Valerio Perrone e da Cerchezione.